Sono nel totale circa un centinaio di ettari e a seminativo. La rivoluzione un po' copernicana mia è stata quella di approcciarmi all'agricoltura conservativa in seguito ad un viaggio che ho fatto in Sud America e dopo aver conosciuto delle persone che coltivavano senza lavorare il terreno. Credo che nessuna azienda agricola sia svincolata dal territorio, anzi ogni azienda agricola lo è sempre di più, c'è una permeazione continua, insomma, anzi ho trovato nel cercare delle soluzioni alternative a quello che stavo facendo molta rispondenza in un territorio che sembra un sottobosco ma non è sottobosco, ha molto da raccontare e si può permette di condividere anche molto. Ho acquistato una seminitrattrice da sodo in Argentina direttamente, ho fatto l'importazione e quella è stata la mia prima scommessa e successivamente ho aderito ai piani a piani agroambientali investendo quasi l'intera superficie in agricoltura conservativa, un'evoluzione personale ma anche per il terreno a beneficio del terreno mio ma anche dell'ambiente e quindi di tutti i cittadini, perché è un'attenzione a queste esternalità positive che può generare e per cui sarebbe opportuno che venisse tenuta in considerazione in senso positivo nei confronti dei cittadini, dell'ambiente, dell'aria, dell'acqua e della risorsa suolo, che è quello che è la base della fertilità del terreno.